Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi siamo a Napoli, facciamo pasta e patate. Allora, vediamo subito gli ingredienti. Qui ci sono due patate che io ho già sbucciato, tagliato a pezzettini piccolissimi, lavato bene, sono due grossolane. Poi qui invece ho messo mezza carotina, un pezzettino di sedano, mezza cipolla, uno spicchietto d'aglio, rosmarino e salvia, ma proprio tutto bello tritato. Qui abbiamo un po' di pancetta, la nostra pasta che sono dei ditali rigati. Qui c'è della crosta di parmigiano che va messa dentro per dare più gusto, un po' di conserva, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E andiamo ai fornelli. Allora ho messo un filo di olio extravergine d'oliva e poi ho messo il trito. Adesso facciamo rosolare, dopodiché aggiungeremo la nostra pancetta. Eccoci qua, mettiamo la nostra pancetta e la facciamo rosolare. Eccoci qua, la nostra pancetta ha rosolato per bene. Aggiungiamo le nostre patate. Una bella mescolata. Mettiamo un po' di pepe, pepe nero. Facciamo rosolare qualche minuto, dopodiché aggiungeremo anche l'acqua. Ecco qua, aggiungiamo la nostra acqua e adesso deve andare in ebollizione, deve cucinare almeno 40 minuti. Però noi adesso aggiungiamo anche la crosta del parmigiano che dà solo sapore. Mio papà quando era giovane la mangiava sempre. Due o tre spruzzate così di conserva di pomodoro e lasciamo andare. Eccoci qua, anche la nostra pancetta che erano 100 grammi è bella morbida. Aggiungiamo il nostro sale, due cucchiaini. E poi mescoliamo bene e aggiungiamo i nostri 200 g di ditali rigati. Devono cuocere 9 minuti. Noi però spegneremo a 8 minuti perché deve riposare un minutino. Eccoci qua, è pronta. Adesso noi la spegniamo. Mettiamo un po' di parmigiano, così. Mescoliamo bene. La facciamo riposare un minutino, dopodiché la impiattiamo. Eccoci qua, la mia pasta e patate, o meglio, pasta e patane, come dicono a Napoli, è pronta. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e ricordatevi che se volete vedere questa ricetta dovete scrivere pasta e patate della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima, ciao!